colori, adesso dobbiamo individuare in un modo o nell'altro. Adesso stiamo vedendo di inserirli nella scuola primaria. Punto, intanto ovviamente grazie al Dipartimento per lo Sport, al Capo Dipartimento Dottor Ciccioli per questa opportunità importante in questo momento di ripartenza in cui tutto il mondo dello sport di base, quindi il mondo rappresentato da associazioni come il WISP, come il CSI, come l'AXIS, con cui condividiamo questo appunto stanno lavorando. E l'impegno ovviamente del Dipartimento per noi è fondamentale, strategico nella quotidianità, soprattutto in un momento in cui ovviamente siamo ancora alle prese con decreti e con la ricaduta dei decreti sulle prescrizioni, sulle attività, e poi ovviamente il sostegno attraverso azioni progettuali come quella presentata dal WISP, un progetto che parte da un'esperienza sul territorio, nel nostro caso del Comitato Territoriale di Bologna, si chiama Pillole in Movimento, e che quindi abbiamo riproposto grazie al sostegno del Dipartimento, riproporremo, partirà formalmente nel prossimo mese di gennaio. Sostanzialmente si tratta di una campagna nazionale di comunicazione, di informazione, di sensibilizzazione verso la popolazione, soprattutto verso quel target di sedentari, che noi sappiamo essere molto vasto nei numeri nel nostro paese, per cercare di mettere letteralmente in moto il nostro paese. Pillole in Movimento perché andremo con la collaborazione del gruppo Lloyds Farmacie e delle Federpharma provinciali sul territorio in oltre 30 città aree metropolitane per sostanzialmente portare le scatolette, quelle che sono le classiche scatole di farmaco che contengono pillole. Noi andremo a sostituire queste pillole con dei bugiardini che spiegheranno l'importanza del fare attività fisica, del fare attività motoria, daranno indicazioni delle associazioni, delle società sportive, del territorio dove poter praticare attività sportiva, e grazie appunto all'intervento del Dipartimento andremo a portare nelle farmacie dei territori del nostro paese oltre 480.000 scatolette di pillole in movimento, per andare poi a raggiungere 48.000 persone che avranno la possibilità, cittadine e cittadini di ogni età, di appunto all'interno di associazioni e società sportive del territorio, seguiti da operatori, da istruttori qualificati, di poter praticare gratuitamente un mese di attività fisica, le attività aerobiche di base, quindi attività di ginnastica legate al classico pedalare e camminare, correre, nuotare, quindi attività di palestra, attività in piscina, in un momento in cui appunto c'è da mettere, come dicevo, letteralmente in moto nuovamente il paese, c'è da contrastare la sedentarietà e soprattutto c'è da contrastare la sedentarietà, ma non solo, anche tutto quello che soprattutto pensiamo ai nostri giovani hanno vissuto e si è vissuto nell'ultimo anno e mezzo di pandemia, quindi l'esclusione sociale, quindi tanti tanti temi mai come in questo momento importanti, riteniamo. La capillarietà degli enti di promozione sportiva è fondamentale, la sottosegretaria Vezzali ripete e non manca di ripetere in ogni occasione che questo paese è diventato ed è da anni il quinto paese più sedentario d'Europa.